Andiamo immediatamente con la dinamica in A1, 1998, Tifo Gorizia. Ascolta, attenzione, qua c'è Flavio che ci dice di bloccare. Ecco adesso, canestro per Gorizia. Attenzione, guarda Flavio. Attenzione, sono andato dall'altra parte, ascolta. Mancano 8 secondi e qua c'è uno che in 8 secondi si è preso un calcio nel sedere. Fai attenzione. Attenzione, ecco Frantes! È partito, ma io non l'ho filmato, eh. Ho messo la palla, ho visto con la coda dell'occhio che uno si è preso un bel calcione perché stava invadendo entrando il campo. Esatto, e non si può, capisci? Ah, sì. Perché sennò c'erano ancora qualche secondo da giocare. Vedi? Ci sono, ascolta. Vedi? Perché possono anche, come si dice, annullare la partita, eh? Prendere la multa alla società. Sentiamo. Fermo lì, Cesare. Attenzione, 8 secondi. In A1 si va. Ma gridavi almeno Cesare. Certo. Vai. Bene. Attenzione. Non perdevo una partita. Attenzione. Salutiamo Sabrina del Bar Torino. Non far la tirata. Attenzione. Perché fa dei buoni cappuccini anche lei, mi anche ha detto, lei, certo. Guarda che non fa soltanto la Jessica. 3 punti. Eccoli, 8 secondi. Dentro, fine. Ma non è cambiato il punteggio. Fine, cioè, partiamo. Eccoli. Gorizia ha vinto. Bene, allora cos'è Gorizia? Gorizia ha conquistato sul campo la Serie A1, è stata promossa. Bene. Grande vittoria sulla squadra della Genertel di Trieste che una volta ancora esce sconfitta dal partito goriziano. 1998, guarda che gli frega la maglia. Vedi, i filmati vedono tutto, eh. Saltiamo. Ascolta, vediamo il tipo, ascolta. Bianco conserva la maglia, non l'ha ceduta. Attenzione, ascolta, guarda che problema per i poveri giocatori. Li svestono. Roberto, com'è risalito sulla sedia per riprendere? Io ero sopra, Cesare. Sempre pronto, adesso vado anche dentro nei spogliatoi. Nudi! Nudi, tutti nudi. Attenzione! Stai attento a non ti buttino sotto la doccia. Questa volta anche questo pezzo non abbiamo mai mandato in onda. Amici, ascolta. Questo è un omaggio al popolo del basket goriziano. Ascolta. Eccole che saltellano di loro. Le tre dolcezze, finalmente abbiamo visto in viso la mascotte. Eccolo qua. Scusate, Johnson, attenzione, più bello. Gli sta mettendo la parrucchetta. Eccoli lì, siamo negli spogliatoi, cari amici. Donne! Ho cercato di coprire che non si vedono il nudo. Le pudenda. Ai, erano i belli, i migliori, sì, questi. Chi è questo matto qua? Attenzione, questo è il più bello, che sta facendo tutto sto problema. È la vittoria, capisci? Vai, eccolo, ascolta cosa dicono adesso. Guarda che fisico. Ascolta, attenzione. Siamo i primi, ha detto, Siamo i più grandi. Allora, cari amici, hanno vinto il campionato. Ecco, allora vi ricordo, qua invece Tonut che si tocca ancora i capelli, Cesare. Perché è un triestino, Cesare. Non sapeva se esultare o rammaricarsi. Ma non poteva, cosa vuoi, c'è un triestino, però gioca sempre per la squadra, no? Cosa certo. Dice, è vero o no? Sì, vedi. Donne, avete visto? Gli ho detto mettete la maglietta, per favore, che dopo se no mi censura. È il 1998, cari amici, eccoci qua, siamo questa erano alla le squadre festa. Giovanili, forse. Eccoli qua, ascolta. Come potete vedere dal canestro avevano tolto la retina, è certo. Una moda che è mutuata un po' dal basket universitario americano. Alla fine del campionato la squadra che vince taglia a mo' di scalpo la retina del canestro avversario. Ecco, saluto il biondone. Eccolo lì, guarda lì. È senza voce, vedi Cesare, che voglia, ha gridato fino adesso. Ha gridato per 40 minuti. Eccolo qua. Il signor Cabrini, quello era quello che ti volevo dire l'altra volta del TG3, Cesare. Ah sì. E lui mi elencava tutti i nomi fin da mattina. Va bene, salutiamo Cabrini, che non lo vedo già da un bel po' di tempo, Cabrini. Non si vede ultimamente. Va bene, allora salutiamo il grande, qua c'è. Ascolta. Io l'ho fatto per il tifo goriziano. Ritorneranno questi tempi? Ma questi certo, bei tempi? Ma certo! Io ho paura. Non ti preoccupare. Che finché viviamo noi non vedremo più episodi vedrai, del genere. Cesare, saremo io e te. Andremo a sponsorizzare la squadra. Andremo in A1, sì, che nemmeno, te preoccupi. Nemmeno se vinciamo il Superenalotto. Eccoli lì. I tempi sono cambiati. Signori di Gorizia, dobbiamo accontentarci della realtà che ci passa il convento. Anzi, cerchiamo di aiutare la società anche in questi momenti di carestia.
Ci sono tanti problemi veramente tanto grossi, però Gorizia, anche speriamo nello sport. Speriamo che lo sport, però io sono sempre dell'idea finanziare lo sport e finanziare la cultura, sì. Questo è importante perché e finanziare anche Gorizia TV. Boh, ma questo si sa che non ti daranno mai niente, però io dico abbiamo perso ogni speranza, voi che entrate. No, sai perché? Perché lo sport sono i giovani, capito? Sono il futuro, sono loro, no? Perciò qui si va nel... Fammi salutare il grandissimo Leo Terraneo, grandissimo personaggio, e saluto anche la signora Mirella che ha dato l'anima, guarda che io li ho filmati anche quando sono andati in B1 mi sembra. Mala tempora currum. Oh, salutiamo i gioielli dei VIP, perché dopo nel 1999 naturalmente, sì, nel parterre dei VIP. VIP o VIPs? VIP, vedi tu cosa vuoi. Salutiamo questa la grande moglie dell'avvocato. Bene, questi grandi VIP nel 99 per aiutare il basket non pagava nessuno quasi il parterre, capisci? Ah, non pagavano l'ingresso. Il milione. Erano dei portoghesi, sì, davanti. Erano dei lusitani. Cesare, quanti portoghesi che ci sono, però se devi... Erano più portoghesi qui che a Lisbona. Ah, ecco la grande Mirella. Allora ti devo dire, in quell'epoca tiriamo su Escape il basket. 80 milioni, Cesare. Meno. Ah, era meno? Vabbè. Sì, sì. Vabbè. 32 milioni. Ecco, da lì capisci come vuoi che aiutano anche una loro TV. Come vuoi che aiutano? Impossibile. Per qui si va nella città dolente, per qui si va nell'eterno dolore. Ascolta, lasciate ogni speranza, o voi che entrate. Ascolta. Vedi, con l'ombrello era questo gioiello. Pioveva come oggi. Ecco, no, era il sole, no? Bene. Il sole dell'avvenire. Eccola! Mi sembra di aver vista già l'altra settimana questo gioiello, Ah, sì. Sposata con un bambino con le pentole. A distanza di 12 anni ancora una bella signora. Ah, era quella che batteva le pentole. Mi sembra che sia lei, adesso non sono sicuro. Inquadrata sempre nella stessa zona di Gorizia. Sempre nella stessa zona. Salutiamo il tifo goriziano. Piace esultare a quella signora. Eh beh, ma è giusto, quando che vince l'Italia, quando che vince la dinamica, è giusto esultare. Hai esultato tu? Sì. Ecco, allora, bene. Io invece ho filmato, è come che esultarsi uguale, no? Bravo. Cesare, hai usato anche un bel congiuntivo. Vedi, Cesare, guarda, attenzione, siamo nelle fasi finali. Avete notato come Roberto ha detto, senti, esultassi. Sì, senti, guarda, adesso fai attenzione, siamo saliti, andiamo tutti a lavorare come al solito. Ecco, è finita la festa. È finita la festa. E quindi gabbato lo santo. Eccolo lì. Bene, comunque salutiamo tutti i nostri amici che ci seguono settimanalmente, quelli che mi fermano poi per il corso dicendo che ci hanno seguito.